Tra chi ha il denaro e chi la felicità, la differenza è che il primo vorrebbe comprare la felicità, mentre il secondo non la venderebbe per nulla. Chi ha il denaro sa di averlo, chi ha la felicità non sempre lo sa di avere, la felicità. Anche perché la felicità è qualcosa di molto più soggettivo. È qualcosa di non troppo chiaro. Mentre il denaro sappiamo bene che è qualcosa di oggettivo. Qualcosa che può essere numerato, quantificato. Allora, chi ha il denaro sa di averlo. E con quel denaro potrebbe avere l'idea di acquistare la felicità. Ma questa non è acquistabile. E anche se in qualche caso potesse apparire di essere acquistabile, non troverebbe mai nessuno disposto a vendergliela. Perché se questo qualcuno fosse disposto a venderla, probabilmente non l'avrebbe, sarebbe un impostore. Perché spesso chi ha la felicità nemmeno sa di averla.